vediamo, che condivido anch'io. Non vedo ancora nulla io, eh. Va su questa pagina, giusto? Sì. No, l'altra. Quale? Quale altra? Esatto, sì, quella è bloccata. Quante pagine hai tu? Due, ma è questa. Ci sei? No, ma io di sono lì. Fa dare un'occhiata, se siamo in diretta. No, non lo vedo ancora, Dove? Su che pagina? Quale? Fammi vedere un attimo la pagina, perché io sono su una pagina Catena De Luca, ma non vedo, devo condividere. Hola. Quale pagina è? De Luca, ah, De Luca sindaco di Messina. Ah, ho capito, De Luca sindaco di Messina. Ecco, perché ero su quell'altra, Catena De Luca. Invece tu sei De Luca sindaco di Messina. Condividi, copia link, allora, copia, ecco fatto. Luciano, ci siamo? Ci siamo a 600-700 collegati, possiamo iniziare? Sì? Buonasera. L'avevo promesso... Tengo io il microfono. L'avevo promesso uno scoop. Già qualcuno... simpaticamente dice: vedere Catena De Luca insieme a Red Ronnie che sul vaccino hanno idee opposte già è uno scoop. È vero. Scusatemi, ma questo vi dà semplicemente la dimostrazione che si possono avere idee diverse, che non mette e non compromette il rispetto e la collaborazione che ci sono su tanti altri fronti. Io rispetto le sue idee, lui rispetta le mie, basta. Abbiamo altri fronti su cui collaboriamo e va bene così. Chiarito questo, volevo darvi qualche dato per chiarirvi il retroscena di una vicenda che dimostra per l'ennesima volta come ormai siamo nella democrazia dei leoni da tastiera, per carità, però rispetto ai leoni da tastiera è necessario fornire qualche dato per arrivare a confermare qualche elemento che sfugge. Premetto che io devo ringraziare Red Ronnie. Questa è la mia carta di credito, qua. Io simbolicamente ora gliela devo consegnare, dico simbolicamente sperando che lui poi non esageri nell'uso, perché io intanto lo devo pagare. Ora vi spiego perché. Red, questa intanto è per te. Questa dopo ti dirò cosa faccio con questa, mettiamola qui per adesso. Benissimo, allora gli ho consegnato la mia carta di credito. Andiamo all'antefatto e al fatto. Finalmente il mondo sa che a Messina c'è un museo regionale. Il mondo non sa però che questo museo regionale è il più grande del meridione. Cioè, parliamo di un museo. Mi sono fatto anche fornire i dati precisi perché ora vi stupirò con gli effetti speciali. È il museo più grande del meridione che ha queste caratteristiche. È più grande di Capodimonte, mi hai detto. Bravo. Capodimonte, pensate un po', ha 15.000 metri quadrati. Il museo regionale di Messina è 17.000 metri quadrati. E guardate un po'. Cosa contiene? Contiene tanto, ovviamente, 17.000 metri quadrati, però questi due dati ve li voglio così comunicare. Antonello da Messina, ippolitico di San Gregorio, risalente al 1473, composto da 5 tavole. Dopodiché, tavoletta bifronte, sempre 1453, Madonna col bambino, con l'offerente. Caravaggio, Adorazione dei Pastori, 1609, realizzato per la chiesa dei Cappuccini. Resurrezione di Lazzaro, 1609, commissionato da Giambattista Lazzari,
e conserva anche le opere di Montorsoli, di Alibrandi e di Alonso Rodriguez. Stanotte, poi vado agli altri dati ancora più interessanti, anzi no, stanotte, due notti fa, Red riceve un messaggio. Sì, perché io girando per Messina, per far vedere, perché ero stupito, perché io non sapevo che Messina fosse così bella, allora facevo dei video che postavo sulle storie. Mi scrive Nefer Suvio, che è la compagna di Nick Rose dei Duran Duran, e mi dice: Red, vai a vedere i due Caravaggio. Io sono in macchina con Teresa. Teresa, vieni qua, Giuseppe. Sono in macchina con Teresa e dico: ma ci sono due Caravaggio a Messina? E tu dici: sì. Ebbene sì. Sì. E poi mi dice: conosciamo anche un Caravaggio, e mi porta da un pittore matto che mi apre la galleria. Contemporaneamente io chiamo Cateno, tanto erano solo le due di notte, e vi dico un altro fatto, che mi ha detto stava studiando per l'esame al conservatorio, dove ho preso 27, e gli ho detto all'una: sì, ma vai a dormire. Lui mi ha risposto alle 4:30 dicendo: certo, quindi per dire, no? Quindi lo chiamo e dico: ma ci sono i Caravaggio a Messina? E dice: sì, ma non lo sa nessuno. Tu, grazie, qui c'è grazie di Michele, comunque, tu sapevi che c'erano i Caravaggio a Messina? No, l'ho saputo perché a un certo punto hai detto che non ti facevano entrare perché non avevi il Green Pass, che avevi, sì, perché ce l'avevi, esatto, e lo potevi, hai fatto tutto sto casino, avete fatto tutto sto casino insieme? Esatto, perché io il Green Pass, eccolo qua, questo è il mio Green Pass, scannerizzatelo, era il Green Pass valido, che domani devo fare un altro, che è valido. E allora, e che cosa succede? Che io ti chiamo. Mi viene da ridere perché ora, come sentite questi dati, vi viene la voglia di prendervi la faccia a schiaffi, perché è una vera offesa. Allora, entriamo nel merito della questione. Il nostro museo regionale di Messina, il più grande del sud, quindi ricordiamolo, c'ha una dotazione organica di 61 dipendenti. Qua c'è la dotazione organica che troverete anche sul sito. Su 61 dipendenti ci sono 1, 2, 3, 4, 5 dirigenti, di cui un direttore generale. Allora, vi posso dire a spanne che già, tolti i direttori generali, abbiamo un costo del personale di 2 milioni e mezzo, più il direttore generale, più i dirigenti. Per carità, tutti sanno che un dirigente generale costa circa 150-180 mila euro l'anno lorde, ma lasciando stare questo, siamo a 3 milioni e mezzo di costi solo per il personale. Ma incasserà tanto? Certo che incassa tanto. Ora quanto? Vi dico anche quanto incassa. Qui abbiamo i dati ufficiali, chi vuole li possiamo anche fornire ovviamente. Vi do il dato 2018 e 2019, perché se parliamo del 2020 mi direte che è colpa del Covid, per carità, ci sta. E allora, 2018, qui ho i dati di tutta la Sicilia, tenetevi forte. L'incasso per quanto riguarda il Museo regionale di Messina nel 2018 è stato di 60.160 euro. Cioè, a fronte di 3 milioni e mezzo di spese hanno incassato 60.000 euro. Red, 3 milioni e mezzo solo di costo del personale. Poi ci sono i costi di gestione. Cioè, il Museo di Messina non costa meno di 4 milioni e mezzo di euro l'anno. Questi sono i costi, sono pronto a scommetterci. E nel 2019 l'incasso è stato di 58.796. Meno, è calato. Sì, è calato. Praticamente ci sono stati circa 10.000 euro in meno di incassi. Questo che cosa denota? Un momento. Sei tu che ti devi occupare del Museo di Messina o non è tua competenza? Perché uno potrebbe dire: sindaco sta criticando il Museo di Messina, ci pensi lei? Red, posso essere provocatorio? Me ne occuperò tra un anno, quando farò il presidente della regione siciliana, perché per ora se ne deve occupare Musumeci. Lui purtroppo è la sciagura che ci ritroviamo, pazienza, ma sta finendo Musumeci, sta finendo il tuo tempo. Quindi tra un annetto, se gli elettori vorranno, me ne occuperò io. Quindi purtroppo mi dispiace dire che io non c'entro nulla con questa questione, però quando Red mi ha mandato il messaggio, ho detto: senti Red, me la fai una cortesia, purtroppo
forse neanche tanti messinesi sanno cosa c'è in quel museo. Inventati qualche cosa, visto che vuoi andare a visitarlo, inventati qualche cosa, fai sapere al mondo che a Messina c'è un museo che ha cose bellissime e pregiatissime. Io gliel'ho detto di notte, lui poi ha elaborato e c'è qui ora il seguito. Allora io sono andato con, vieni qua, sono andato con Fabio Di Bella e con Giuseppe, siamo andati al museo. All'inizio stavamo entrando dalla parte sbagliata e io avevo intenzione di far vedere il Caravaggio. Siccome ci hanno stoppato, dice la biglietteria dall'altra parte, siamo andati dall'altra parte. Quando nel momento stesso in cui mi hanno chiesto il Green Pass, che io ho e vi faccio rivedere, questo è il Green Pass mio, ok? In quel momento mi è venuto, ho pensato, se io vado dentro, do il Green Pass e andiamo dentro e faccio vedere i quadri, non ho l'eco che posso fare a dire una cosa nella quale io credo, perché personalmente credo che sia assurdo chiedere un Green Pass per entrare nei musei, come assurdo chiedere un Green Pass per entrare a vedere il Teatro Greco di Taormina, che è tutto all'aperto, ok? Quindi io dico, metto in atto una cosa in cui credo e vediamo se ha più eco. Quindi noi siamo usciti e abbiamo fatto il video. Io pensavo di avere un eco, ma non quello che è successo, non che andassi sulla Repubblica, sul Fatto Quotidiano, non che il due importanti influencer che in realtà nella vita non fanno niente se non criticare quello che fanno gli altri mi dedicassero a così. Io vi ringrazio, oggi sono su Dago Spia, Fatto Quotidiano, dovunque, mi stanno scrivendo tutti gli amici mandando ma sei dappertutto, mi hanno chiesto di andare nei primi programmi di prima serata, ma a parte il fatto che non ci vado, ma non ci potevo andare. Oggi mi ha chiamato ADN Cronos, ho detto ci vuole commentare questo fatto, ho detto non posso perché lo diremo stasera in diretta col sindaco De Luca. Quindi abbiamo fatto questa sceneggiata, ok, per ottenere lo scopo che si parlasse dei Caravaggio, cosa che è successa. Tutti adesso sanno che a Messina c'è un Caravaggio, ma ha scritto una messinese da Torino, cioè, ma noi avevamo due Caravaggio, quindi dico certo, a Messina ci sono due Caravaggio, ok. Allora è inutile che tu mi dia la carta di credito. No, mi è venuta un'idea, ti interrompo. Quindi, senti Nello Musumeci, io so che ci stai guardando. Ah, sì. Se prendi la tua carta di credito e gliela dai, forse è meglio, perché è competenza tua. Io comunque per sopperire le prendo come un acconto dello stipendio di qualche anno, intanto gli do la mia. E voglio però precisarti una cosa. Domani alle 12.30, sai che ti dico? Andiamo al museo. Andiamo a vedere il Caravaggio? Sì. Ma anche... Ed esibirò il Green Pass. Oh. Tranquillamente. Allora, lui oggi ha fatto una cosa, ha detto ci siete caduti tutti. Io non credevo ci cadesse così tanto. Si sono scomodati gli haters che mi hanno infamato. Hai capito tutta la cosa. In realtà abbiamo ottenuto lo scopo. Si parla di Messina. Sai però la cosa che intristisce? È che in tutti quelli che hanno fatto i commenti non c'è uno che dica cavolo, a Messina ci sono due Caravaggio. Cioè tutti a pensare, ah ma tu all'aeroporto l'hai dovuto esibire. Certo che l'ho esibito all'aeroporto, come l'avrei esibito al museo se non avessi avuto un altro scopo. Quindi questo è il concetto. Quindi noi ci siamo divertiti. In realtà io ho fatto una catenata. Cos'è la catenata? Ma voi siete completamente... Cioè, scusate, buonissimo. Voi siete completamente fuori. Ma tutti e due, no ma io lo dico... Cioè, io non sapevo nulla di tutto questo. Allora... Gli sono arrivate una caterva di parolacce, di cose orrende. Cioè, oggi ti vedo e dico, ma che hai combinato? Ed era per far sapere... Ma voi siete fuori, tutti e due. Ma tu, scusa, io ho fatto una catenata perché lui doveva inaugurare la piscina, ok? E che cosa ha fatto? Ci si è buttato vestito. Vestito, con la moto. No, la moto, quella con la moto è scesa un'altra cosa. Cioè, oggi noi abbiamo parlato con il comandante dei carabinieri, Gaetano Illacqua, che era vicino. Il comandante dei carabinieri oggi dice: c'ero io quando si è buttato in piscina. Dico: ma tu lo sapevi? No! Dice: ero lì, improvvisamente questo si buttava. È stato il colpo di genio. Allora, e qui voglio ringraziare Red, perché io la mia è stata una preghiera. Lui ha avuto il colpo di genio in quel momento. E perché gli ho dato la carta di credito? Perché so quanti milioni di euro sono stati spesi per fare promozione del nulla, dell'imbecillità, considerato che ancora
il risultato di tutta la promozione che si fa del nostro territorio e dei nostri gioielli e dei nostri tesori ha portato al risultato di 70.000 euro di incasso nel 2018 e 58.000 euro di incasso nel 2019. A fronte di spese di 4 milioni e mezzo. Esatto. Comunque. Ah, un'altra cosa, scusa, volevo dire questo. Signor direttore del museo, io ho chiesto anche di riceverla perché le avrei spiegato un po' di robe, ma lei non mi ha ricevuto, anzi, lei ha dichiarato pubblicamente che noi abbiamo disturbato i visitatori. Scusa, puoi venire Giuseppe, quanti visitatori nella mezz'ora che siamo stati lì a conversare amabilmente, disturbato, non aveva niente da fare, gli impiegati erano felici anche di conversare con noi. Tanto non c'era nessuno, e poi ci sono le telecamere che si possono vedere tranquillamente. Signor direttore, faccia vedere, lei ha le telecamere, faccia vedere quanti visitatori abbiamo disturbato, perché io non ho visto nessuno entrare, le dirò di più signor direttore, c'era una nave MSC Crociere, perché ormeggiata, con... Difatti subito dopo, per far vedere anche il Duomo, perché il Duomo Mezzogiorno di Messina è spettacolare con tutta, tutti i meccanismi che si muovono, l'Ave Maria eccetera, e tutti i turisti erano lì, ma non un turista dell'MSC Crociere è sceso per andare al museo. Come mai, signor direttore? Allora, lei che mi ha infamato, io non faccio entrare nessuno, neanche le droni, faccio entrare almeno i visitatori nel suo museo. E allora direttore, so che ci stai seguendo, domani veniamo a trovarti. Non hai ricevuto Red Drone, ti avrebbe spiegato a quattro occhi anche questo aspetto. Ecco, spesso mettere un po' da parte la supponenza, che magari è collegata al ruolo, per carità, è utile, è più salutare e salva anche il culo in tante occasioni. Quindi domani, se vuoi, noi alle 12:30 verremo, accompagnerò io personalmente Red Ronnie. Anche grazie, perché adesso io tu... voglio vedere Caravaggio. Io sono venuta a Messina quattro volte e non l'ho mai saputo. Allora scusami, un concerto lì, le cose belle si dovrebbero fare, il concerto no, al museo. Stai attento, a Palazzo Reale di Milano c'è stata una mostra di Caravaggio un po' di anni fa. E all'interno di questa mostra io ed Eugenio Finardi abbiamo cantato, abbiamo suonato. Però c'era sul Palazzo Reale, ti puoi immaginare che comunicazione e che razza di battage che hanno fatto. Beh, li ha battuti in rete però questa comunicazione. Sì. Scusa, infatti la carta di credito, sì, io la guardo, perché no, no, chissà, no, se avessimo dovuto fare una pubblicità del genere, allora, quanto ci sarebbe. Io questa carta di credito te la restituisco, perché? Perché io, grazie, siamo qui a Milano. Perché tu vuoi far diventare, a Milano, scusa, perché hai parlato di Palazzo Reale, siamo qui a Messina perché tu vuoi far diventare Messina capitale della musica. Oggi abbiamo ascoltato artisti strepitosi, domani sera ci saranno concerto e faremo esibire, te lo dico già, 13 artisti emergenti. Gli dovevamo farne 8, ma ne abbiamo messi 13 perché c'è una qualità incredibile. 8 più IVA. Esatto. Ecco, quindi io ti restituisco la carta di credito perché va investita in musica Messina. Quindi d'ora in poi. Bisogna investire in musica Messina perché c'è un artista. Come sono gli artisti? Grazie. Sono veramente molto talentuosi, molto interessanti, e più che altro quello che emerge è che hanno una grande passione, cioè hanno proprio voglia di esibirsi, di farsi conoscere. Non so perché, se questo è un territorio che non offre possibilità, però anche tra di loro, tra tanti musicisti di Messina, non si conoscono. Ti spiego io, qua c'è purtroppo la logica baronale che ovviamente condiziona i palazzi principali della città, del nostro territorio, un po' anche la Sicilia, ma qui da noi in modo particolare. E questo che cosa significa? Che se non sei nessuno, spazio non ne hai. Questo è il tema. Allora il progetto La Casa del Musicista ha l'obiettivo di creare lo spazio da questo punto di vista per i mister nessuno, ma che sono talenti e che diversamente non avrebbero modo di farsi conoscere. Certo. E io devo anche ringraziare Radio Zenit, oltre che la Casa del Musicista, perché Radio Zenit, Teresa e Giuseppe, che sono i miei angeli custodi qui, hanno iniziato loro a preoccuparsi di Inedita, e sono loro che stanno curando tutto questo. E quindi ci sono, allora, a Messina c'è un sindaco matto, che è lui, folle completamente, ma ama la musica. C'è Radio Zenith, c'è la Casa del Musicista, e c'è qualcuno che è incappato in questo personaggio, tipo me, quando me lo presentò Michiché, e mi dice che, lui vuole andare a Sanremo, dice no, io voglio vincere Sanremo, già lì. Comunque è importante che
domani sera nel teatro Vittorio Emanuele faremo esibire 13 artisti. Lei si esibirà con un pianista strepitoso, con Fabrizio Mocata. Esatto. Che è... Poi ci sarà il sindaco che si esibirà con quelli che stanno mangiando in quella tavola lì. Se vai a vedere, ci sono, vedi, i musicisti del sindaco di domani sera. Peter Pan. La Peter Pan. I Peter Pan. Ah. Allora, quindi vi chiedo scusa per aver giocato. Non immaginavo che vi scatenaste così. Però adesso tutti sapete che potete venire a Messina domani, tutti al museo, da domani tutti al museo di Messina. Quando venite a Messina andate al museo, venite anche voi. Ma perché tu non l'hai mai visto il Caravaggio? Tu, Teresa, vieni qua, vieni qua, parata Cicerone, studia stanotte. Teresa, tu mi hai fatto da Cicerone a Messina e non hai mai visto il Caravaggio? Eh no, quindi domani mi unirò al gruppo. Ma sei di Messina? Lo so, faccio parte di quella nicchia che ancora, che più di una nicchia che ancora non sa che a Messina ci sono, c'è il Caravaggio. Cioè. Ok, ok, quindi io ringrazio anche Fabio Ribella che mi ha accompagnato quella notte, mi ha accompagnato inconsapevole di quello che accadeva, perché io l'ho coinvolto e lui mi guardava e diceva: non mi hanno fatto entrare di qua e di là, qui da Messina è tutto. Quindi adesso possiamo dire qui da Messina è tutto, no? Sì, ovviamente il ringraziamento di cuore a Red, che ha avuto questa genialità. Onestamente, se me l'avesse anticipato io vi avrei detto non farlo, perché chissà, un signore me ne scanse è libere, come si suol dire, no? Un signore me ne scanse è libere, si dice da noi, per cui avrei, immaginando cosa avrebbe generato, però obiettivamente non c'è prezzo a pagare, come si suol dire, per un clamore del genere. Quindi vi saluto dicendovi evviva Messina, evviva il Caravaggio e grazie a Red Ronnie. Ci vediamo domani. Qui da Messina è tutto. Ciao.